L'onda leghista, consigliere Stivella, può in qualche modo toccare anche le sponde di Portogruaro, secondo lei? Per lidi nuovi rispetto al passato? Io sono convinto che se manteniamo il numero, cioè se Zaia questa sera a Portogruaro supera il 60%, abbiamo vinto anche le comunali. Questa è la sensazione che ho io. Se supera il 60% a livello di presidenziale? Sì, 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 chiaro. Se Luca Zaia, oltre il 60% come candidato a presidente della regione, pur potendo anche lasciare per strada per gli ovvi trasmigrazioni che ci sono a livello comunale, possiamo lasciarci anche 5-6 punti percentuali, quindi comunque vincere con oltre il 52%. Quale sarà la prima cosa che deciderà qualora dovesse venire eletto assessore? Se mai ci fosse quella opportunità, vorrei fare una, come si dice, andare nell'agorà, cioè andare in piazza con i cittadini e confrontarmi con i cittadini e con le associazioni sulle priorità di questo territorio. Quindi la prima cosa che farà sarà incontrare la gente, incontrare le persone, non solo i suoi elettori chiaramente. Esattamente, il confronto e l'essere in mezzo alla gente è un qualcosa che noi abbiamo sempre voluto, abbiamo sempre fatto e deve essere la prima cosa che faccio con qualsiasi incarico potrò avere nelle prossime settimane in Regione Veneto. Forse per questo che l'onda leghista in tutta la regione e anche in altre parti del centro-nord Italia a questo punto si è manifestata in questi modi e termini? Ma l'onda leghista sta arrivando anche perché evidentemente siamo l'unico partito che parla con la gente e alla gente, ma non solo, siamo quelli che in 20 anni hanno detto sempre le stesse cose, non perché non ce ne siano altre da dire, ma perché evidentemente le cose da fare quelle sono e finalmente se abbiamo i numeri lo possiamo quindi fare. La coerenza è l'aspetto che esatto. Caratterizza la Lega rispetto agli altri partiti e la coerenza sta pagando. Ringraziamo dunque Daniele Stivella.